Si apre giovedì 28 aprile a Firenze il processo di appello a Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia, naufragata il 13 gennaio 2012 davanti all'isola del Giglio, causando 32 morti. L'11 febbraio 2015 Schettino era stato condannato in primo grado a 16 anni di reclusione dal Tribunale di Grosseto, sentenza a cui hanno fatto ricorso i suoi legali Saverio Senese e Donato Laino, che hanno chiesto l'assoluzione del loro assistito, in considerazione, si legge negli atti, dei gravi errori e delle valutazioni molto discutibili compiute durante il processo di primo grado. Appello a quella sentenza è stato presentato anche dalla Procura, ma per chiedere una pena più alta, 26 anni, per l'ex comandante. Il Tribunale di Grosseto, il processo si tenne nel Teatro Moderno per motivi di spazio, non aveva riconosciuto a Schettino l'aggravante del naufragio colposo o la colpa cosciente. La prima udienza servirà principalmente alla costituzione delle parti civili, poi sarà il giudice relatore a prendere la parola. Schettino non sarà però presente in questo processo, a meno che i giudici non lo ritengano opportuno. È stato lui stesso a dichiararlo nelle motivazioni personali che accompagnano gli atti di appello. Motivo? La sovraesposizione mediatica che durante il processo di Grosseto avrebbe influito negativamente sulla sentenza. Secondo i magistrati Maremmani, che nel processo, durato più di un anno e mezzo, hanno ascoltato circa 200 testimoni, il cosiddetto inchino davanti al Giglio fu una scelta criminale e i 32 morti si sarebbero potuti evitare se l'emergenza fosse stata gestita nel rispetto delle attività previste dalla normativa e dalle procedure aziendali. Adesso la parola passa alla Corte di Appello di Firenze.